Maldini trasforma la squadra in una macchina da guerra. Questo l'11 che scende in campo. Rossi, Roque Junior, Costa Curta, Elbeg, Maldini, Giunti, Calazze, Gattuso, Serginho, Shevchenko e Comandini. Non passano neanche due minuti dal calcio d'inizio che il Milan si porta subito in vantaggio. Subito Serginho, non esce dalle tre quarti, Serginho accende, ancora, resiste, in apre di gol, adesso Comandini, Gianni, Comandini, 1-0. La rete immediata del Milan gela la formazione nerazzurra, che deve aspettare un quarto d'ora prima di riuscire a imbastire un'azione pericolosa. Con le mani, Crespo. Aspettare Boba, non lo trova, poi arriva Farinossi. Farinossi in mezzo a due. Gattuso esibisce in una giocata anche eccessiva, perché poi regala palla all'Inter. Qua però il ritorno per un attimo di Comandini, Dalmà, non trattiene Rossi, Maldini su Pieri, non c'è niente, secondo Collina. Al 19esimo, da un'azione Comandini-Serginho, nasce il gol del 2-0. Traversone verso il centro, Comandini, Gianni, Comandini, 2-0. Forte del vantaggio acquisito, il Milan controlla la partita e sul finale del tempo è ancora uno scatenato Comandini a gettare scompiglio nell'area avversaria. Invece libero, pronto a traversone, lo effetto sul secondo palo, si coordina Shevchenko, Comandini ancora, si vuole girare, Frey, come avrà fatto, ancora lui. Nella ripresa l'Inter si schiera con un 4-4-2 con Dalmà e Seedorf a centrocampo. All'ottavo una punizione di Giunti da 40 metri condanna l'Inter a un pesante 3-0. Pronto a battere proprio Giunti. Suo sarà un sinistro morbido. Attenzione al movimento di Roque Junior. È mollato e libero. Spinta a rete! La squadra di Tardelli reagisce con Vieri. Maldini fa entrare José Mari per Comandini, ma la situazione cambia di poco. L'Inter, per rendersi pericolosa, si affida alle individualità dei singoli. Al 19esimo ci prova Recoba. C'è Recoba che si avvicina al pallone. Questa sì che è una posizione pericolosa, perché è centrale, che potrebbe girare l'angolo che vuole, può scegliere l'angolo che vuole. Occhio alla palla, all'angolo della barriera, quello alla destra di Rossi. Però potrebbe andare anche opposto Recoba. Va sul primo, all'alta sopra la traversa, era pronto Rossi. Ma due minuti dopo un implacabile Shevchenko, su suggerimento di Serginho, segna la rete del 4-0. Possibilità di sviluppo di azione a sinistra con Serginho. Shevchenko chiede palla sulla parte opposta, va fino in fondo Serginho, lo serve a me! Serginho semina il terrore sulla fascia sinistra, nessun interista riesce a fermarlo. Alla mezz'ora è ancora l'ucraino a segnare il più semplice dei gol. È il 5-0. Calazza! Shevchenko! Ai ai ai, 5-0!
Al 36esimo, Serginho, protagonista assoluto della serata, mette anche lui un sigillo sulla partita, realizzando il gol del 6-0. Eccolo qua, Serginho, tutto esterno, Serginho! 6-0! Non ho mai visto una cosa del genere. 6-0! Non ho mai visto una cosa del genere. La partita finisce con il trionfo rossonero e l'umiliazione interista. La vittoria degli uomini di Maldini riscatta sicuramente una stagione interlocutoria.